si sono concluse presso la scuola Gino Rossi Vairo le iniziative legate alla festa dell'albero. Si è tenuto un momento di riflessione e di sensibilizzazione dei discenti frequentanti le classi terze presso l'auditorium dell'Istituto Via Moro. Quindi nel giardino della scuola è stato piantato un albero di ciliegio. Una pianta bellissima, ornamentale, quando fiorisce è spettacolare, ma quando poi c'ha le ciliegie è ancora più spettacolare. Quindi avevamo pensato di piantarla fuori nel cortile, però abbiamo cambiato idea, la pianteremo all'interno, nel giardino all'interno, dopo ci sposteremo, ci saranno gli operai del comune che stanno già scavando la buca, poi il nostro sindaco lo facciamo lavorare un pochettino, la facciamo piantare a lui. Gli stivali l'hai portati, sì. Benissimo. È venuto attrezzato anche lui, perché la pianta quando si mette a dimora, così diceva le persone più anziane di noi e che facevano i contadini, non è che la metti nella buca e gli butti la terra addosso e hai fatto, no, poi la devi pressare la terra in modo che non faria, se no non attecchisce. La giornata di oggi è una giornata importante, per questo siamo venuti qui a dirvi queste cose. Mi auguro che ci abbiate riflettuto un po' sulle cose che vi abbiamo detto, sull'importanza degli alberi, della vita, perché un albero vuol dire vita, perché ci dà ossigeno. Quando si parla giustamente della vita si pensa a voi, che siete il nostro futuro, perché quando uno guarda la propria vita, guarda al futuro, e quindi guardiamo a voi, per questo siamo qua oggi con voi, per raccontarvi di quanto voi siete importanti per noi, quanto siete importanti per la nostra società, e voi crescendo ancora non avete preso contezza di quanto siete importanti, e intanto che prendete piano piano concezione di quello che dovete fare quando sarete più grandi, avremmo piacere, per questo siamo qui, di raccontarvi quali sono le cose importanti che dovete portare con voi e che dovete farle diventare vostre. Il rispetto per l'ambiente è una di queste. Oggi per questo siamo qui.